Buongiorno e benvenuti al GR Ragazzi di oggi. Buongiorno e ben ritrovati. La puntata di oggi è dedicata ad un argomento che vede purtroppo protagonista la Toscana. Si tratta infatti della regione italiana in cui i cittadini spendono più soldi nel gioco. Per questo la regione ha emanato una nuova legge. Sentiamo. La Toscana avrà una legge per combattere la dipendenza da gioco. Lo ha deciso la Commissione Sanità. Sul territorio regionale sarà vietata l'apertura di sale da gioco in un raggio di 500 metri da istituti scolastici, luoghi di culto e centri di aggregazione culturali e sportivi, frequentati da giovani e da strutture che operano in ambito sanitario e socioassistenziale. La Regione, inoltre, concederà contributi agli esercizi commerciali, che rimuoveranno dai locali apparecchi per il gioco. Sarà abolita la pubblicità dei giochi con vincite in denaro e sarà obbligatorio avvisare per iscritto gli utenti dei rischi connessi alle dipendenze da gioco, che non sempre colpiscono soltanto gli adulti, come ci ha spiegato lo psicologo Alessio Gassani. Cosa vuol dire essere dipendenti da gioco? Essere dipendenti da gioco significa avere un'ossessione e una compulsione nei confronti del gioco. L'ossessione perché ci si pensa continuamente, non si riesce a staccare letteralmente l'attenzione, il pensiero dal discorso del giocare. E la compulsione implica invece proprio il gioco, nel senso che una volta che si comincia a giocare non si riesce a smettere, si ha veramente molte difficoltà a smettere di giocare quando si è iniziato o a non andare, a non recarsi nel luogo dove si gioca. All'iniziativa parteciperanno anche le ASL, organizzando corsi di formazione per il personale delle sale da gioco, per prevenire e ridurre gli eccessi del gioco patologico che anche ragazzi giovani come noi possono riscontrare negli adulti. In Toscana abbiamo un altro primato quando si parla di gioco, quello tenuto dal paese di Bagnone 4 anni fa, quando presso la ricevitoria Biffi furono vinti oltre 148 milioni di euro Superenalotto. A distanza di tempo abbiamo fatto un'inchiesta fra i cittadini. Sentiamo. Una vincita da capogiro, quella che nell'estate del 2009 è stata fatta presso la tabaccheria centrale del paese lunigianese di Bagnone. 148 milioni di euro, tanti ne vinse il fortunato giocatore della combinazione di numeri del Superenalotto, che 4 anni fa portò questo paese al quarto posto nella classifica delle vincite più stellari della storia dell'umanità. A distanza di tempo, passeggiando per strada, c'è chi ridimensiona quell'evento, dicendo che Bagnone non è affatto un paese fortunato. Penso di no, che sia un po' uno dei più sfortunati, non fortunati. Mentre qualcun altro lo considera tale, ma per altri motivi. È una bellissima città, perché ci sono cresciuta anche se non ci abito più. Che la dea bendata abbia baciato Bagnone per un preciso motivo o meno, poco importa. Di fatto, dopo quel giorno, nessuna vincita è stata maggiore di questa, e nessuno ha più cancellato dalla sua memoria il nome di questo angolo di paradiso, forse fino a quel momento fin troppo ignoto. Noi ci fermiamo qui. Vi ricordiamo che potete riascoltare e vedere questa puntata sulla nostra pagina di YouTube. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.